le macchine per poterci dormire la notte, portare le coperte, i cuscini, le torce, il libro da leggere, l'acqua da bere. È stato per Virginia un rito e un gioco insieme. Il rito che aiuta ad affrontare la paura, quella dei grandi però. Perché lei continua a dire che la scossa di martedì mattina non l'ha sentita. Ha suonato la campanella del terremoto e loro si sono subito infilati sotto i banchi, perché così avevano imparato. E subito dopo, sul prato della scuola, ordinati e tranquilli, ad aspettare che i genitori corressero a prenderli e che li abbracciassero piangendo. Piange anche quel ragazzino più grande, più consapevole, che ha una paura tutta sua da raccontare. Tranquilla, mamma, stanotte non verrà nessuna scossa. Chiudi gli occhi, piccola. Se anche verrà, ci sarò io qui con te. Isabella Colucci. Buonasera a tutti. Tre parole: Italia Loves Emilia. Italia Loves Emilia è il nome del grande concerto di solidarietà che il Campovolo ospiterà il 22 settembre prossimo. 14 grandi artisti della musica italiana saranno qui a Reggio Emilia per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Ma Italia Loves Emilia non è soltanto questo. Innanzitutto è uno stand, è uno spazio fisico, è lo stand allestito all'interno del Campovolo, dove è cominciata la festa nazionale del Partito Democratico ed è il luogo dove ci troviamo in questo momento. E poi è un format televisivo realizzato da Max Devil in collaborazione con Telereggio. Noi questa sera ve lo raccontiamo, vi raccontiamo che cosa succederà nelle prossime serate qui e su Telereggio. Massimo Faietti, che cos'è Italia Loves Emilia? Italia Loves Emilia, il racconto dei protagonisti che hanno fatto il dopo terremoto. Praticamente siamo andati a cercare, ci è venuta questa intuizione con Paolo Parmigiani, che è il presidente del CT9, alcuni mesi fa, praticamente a ridosso delle scosse, ci è venuta l'istinto di dare una mano, di dare un'assistenza, di dare un soccorso, di porgere un aiuto a chi ne aveva bisogno, perché noi a Novellara, noi abitiamo a Novellara, al CT9 di Novellara, siamo stati praticamente molto fortunati, perché la nostra non è una zona rossa, siamo stati interessati al terremoto ma in modo molto marginale, quindi ci riteniamo molto fortunati. Io mi ritengo molto fortunato perché abbiamo visto delle persone, degli amici, dei ragazzi, dei giovani che hanno perduto tutto, il lavoro, la casa e le certezze che avevano. Ad esempio si ricorda che l'investimento più importante che uno possa fare è comprare casa. Beh, ho visto delle persone che la casa non ce l'hanno più, hanno ancora il mutuo da pagare e quindi mi sono sentito in dovere di dover dare loro una mano e credo che anche Paolo in questo sentimento ci siamo trovati d'accordo e abbiamo provato a pensare cosa si poteva fare. Paolo, cosa abbiamo pensato di fare? Beh, abbiamo pensato diverse cose effettivamente, anche perché era impossibile rimanere estranei all'evento, anche se l'abbiamo vissuto senza danni, ma l'abbiamo comunque vissuto anche noi. E la prima cosa che ci è venuta in mente è di fare un attimo un sopralluogo, contattare alcune persone all'interno delle aree rosse e come prima idea ci ha detto facciamo i cappelletti, facciamo fare i cappelletti, sì, o i tortelli alle persone che sono in qualche modo nulla facenti, perché effettivamente era questo il problema principale. Poi i problemi tecnici sono a volte insormontabili e in quelle condizioni era effettivamente impensabile arrivare in fondo. Allora abbiamo organizzato una staffetta del pane, cioè in pratica abbiamo coinvolto i fornai del comune e delle frazioni del comune di Novellara, per portare insieme quotidianamente oltre 100 kg di pane per un periodo abbastanza lungo, fino all'estinzione delle risorse che avevamo. In questo è chiaro che ci hanno dato una mano la Proloco, il gruppo dell'Arginone, i Motosvalvolati e altri gruppi di volontariato che erano presenti a Novellara e che si sono lasciati coinvolgere tranquillamente. Dove siete intervenuti? Su parecchi comuni, anche perché inizialmente abbiamo cominciato con Concordia, poi ci siamo spostati a Mirandola, poi a Cavezzo, cioè abbiamo in qualche modo portato il pane un po' dappertutto, perché a volte non arrivavamo solo noi ma arrivavano anche altri. Quindi 100 kg di pane, 120 kg di pane andavano consumati in giornata e quindi piuttosto che riportarli indietro ci fermavamo in qualche altro campo per consegnare comunque del pane fresco. Quindi ci siamo trovati tante volte ad accavallare le forniture
e ci siamo resi conto immediatamente che il problema vero non era probabilmente la donazione in sé per sé, ma era l'organizzazione degli aiuti, quindi far arrivare in modo mirato dove serviva quello che necessitava. E lì abbiamo trovato un partner molto importante. Che è Radio Pico e Alice, che in qualche modo hanno divulgato una mail, che era terremoto.re, che ha in qualche modo coordinato gli aiuti, le donazioni con le esigenze delle persone. Sì, l'idea poi è stata successiva. Non ti lasciamo parlare perché ormai ci siamo. Vorrei far capire a casa quello che abbiamo realmente pensato e poi fatto, perché in effetti non riuscivamo a salvare il mondo. Quindi abbiamo attivato questa email, che era semplice, terremoto.re@gmail.com, nella quale lavoravamo io in ufficio, Paolo nel suo, a casa c'erano altri volontari, insomma abbiamo messo assieme un work in progress, da dove lì praticamente da Mirandola, da Alice, da Radio Pico ci arrivavano le richieste e noi, a seconda delle nostre conoscenze, telefonavamo agli amici, ai fornitori, ai clienti delle nostre attività e ci facevamo regalare o comunque donare quello che a loro serviva e ci facevamo carico di andarlo a ritirare e consegnare. È ancora attiva questa mail? È ancora attiva, sì. Quindi volendo si può ancora contribuire? Volendo si può ancora contribuire, tant'è vero che stiamo cercando di consegnare dei libri di testo, perché adesso oramai di fame non è mai morto nessuno, però diciamo che abbiamo intervistato le persone che i primi giorni il problema del panino non mancava, nel senso che era quasi necessario. E poi col passare dei giorni le esigenze sono cambiate, perché poi arrivava il caldo, quindi i condizionatori, gli ombreggianti e via di seguito. Siamo arrivati ai libri di testo con il fan club di Ligabue, abbiamo fatto un post dove stiamo raccogliendo del denaro che servirà per poter raccogliere i fondi per comprare libri di testo delle scuole medie e medie superiori. Quindi insomma questi sono gli inizi di questo grande progetto di raccolta fondi. Sì. Poi hai organizzato gli incontri con i protagonisti del dopo terremoto, che sono poi i protagonisti di questi appunto incontri e della trasmissione che Telereggio vi trasmetterà. Come mai questa idea? Beh, l'idea è venuta passo passo, nel senso che poi il bello di questo, io lo chiamo lavoro perché ci metto la passione nel lavoro, perciò in realtà lavorare è un'altra cosa, però nella passione che ci mettiamo nel fare queste donazioni, quando tu, io e Paolo andavamo sui campi e ci vedevano arrivare con le nostre donazioni, che era più o meno quello che ci avevano richiesto, ci rendevamo conto di aver risolto un problema e la nostra autostima in quel momento prendeva il volo. E quindi era bello, era gratificante, tantissimo. In un momento di crisi come questa, dove lavorare è difficile, fare reddito è ancora più difficile, mentre invece con poche cose arrivare a casa delle persone e farle sorridere e risolvere un problema, ha fatto morale. A me ha fatto tanto morale, penso che anche a Paolo abbia fatto morale. Sì, oltre a me, naturalmente anche a chi ha donato, perché abbiamo cercato di far portare a loro direttamente sul posto, quindi a prendere visione di quello che accadeva, le donazioni. Questo ha creato un legame, secondo me, indissolubile, come l'ha creato con noi quando portavamo giù la roba. Anche chi ha donato da fuori provincia, da fuori regione, si è legato in modo stretto e secondo me in modo indimenticabile nel tempo. Paolo, racconta come quei ragazzi di Firenze hanno portato le bottigliette d'acqua. Sì, lì è stata una cosa che è stata anche raccontata, probabilmente la leggeremo anche nelle prossime puntate. In pratica, su una richiesta di Cavezzo serviva dell'acqua. Allora un gruppo di Firenze che aveva accumulato un minimo di fondi si è promossa e ha attuato questa raccolta. Quindi ha caricato su un furgone preso a noleggio da un amico, piena d'acqua, tutta sfusa perché l'hanno trovato solo sfusa, e poi ha imboccato l'autostrada ed è arrivato fino a Cavezzo in compagnia. Naturalmente quando sono arrivati nelle zone terremotate, il panorama non era lo stesso. Insomma, è successo anche questo. Chi ci sarà in queste serate, Massimo? Ci saranno i nostri amici, che sono diventati amici. Ci sarà Cecilia di Mortizzolo, ci sarà il dottor Belli della farmacia di Concordia,
che è stato uno dei primi ai quali noi abbiamo prestato la nostra attenzione, perché tramite Alice ci ha segnalato la sua attività nel suo parco e abbiamo, mi ricordo, portato dei materassi che abbiamo cercato da un mio cliente, amico, fornitore, che ce li ha omaggiati, e siamo arrivati col nostro furgoncino a scaricare 10-20 materassini e li sono stati molto apprezzati. E quindi con Dottor Belli siamo diventati amici, ed è per questo che poi lui verrà qua a raccontare la sua storia, come Cecilia, che anche a lei abbiamo fatto tante donazioni ed era il nostro faro guida. E abbiamo svelato gli ospiti della prima puntata. Gli ospiti della prima puntata, che ci saranno la prossima serata, che credo abbiano delle storie molto importanti da raccontare e soprattutto vere, fatte da persone della strada, qualunque, quelle che ci mettono la passione come ce la stiamo mettendo noi per raccontare quello che è veramente successo dopo questa catastrofe che è stata il 29 di maggio. Gente che ha dovuto, e questa è veramente una cosa che colpisce molto, ha dovuto cambiare completamente le sue abitudini di vita. Perché tu queste persone le hai già incontrate, le interviste si possono già visionare su YouTube, e questo credo che sia, insomma, uno degli aspetti che colpisce di più, cioè stravolge completamente la vita quello che è successo. Ma guarda, io a noi abbiamo fatto le interviste prima di cominciare, prima di pensare di fare un serial di un format qui a Campovolo in attesa del concerto. Intanto non era ancora previsto il concerto, però mi sono reso conto che le storie che avevano da raccontare queste persone erano importanti e andavano registrate. Quindi ci siamo presi cura tramite sempre Radio Pico e anche Radio Bruno, che ci ha sollecitato e dato tante opportunità di poter mettere in chiaro quelle che erano le richieste, ci ha sollecitato e abbiamo fatto queste interviste appunto per poterle avere, e facendole ci siamo resi conto di avere del materiale importante da dover raccontare, da dover tramandare, per poter far sì che si possano generare delle procedure per un post evento come abbiamo avuto noi, in modo tale che ne possano usufruire coloro che riceveranno questa purtroppo fatalità, eventualmente possa mai venire, ma purtroppo il nostro territorio è sismico, quindi... In base appunto a questa vostra esperienza, l'esigenza più grossa che è emersa dal nostro territorio, allora qual è, Paolo? Secondo me è senz'altro il coordinamento. Cioè, noi abbiamo visto sovrapporsi tantissime forniture, tantissimi rifornimenti, proprio perché comunque non c'era un punto di riferimento univoco che fornisse indicazioni chiare e tempestive. E noi, anche noi ci siamo trovati spesso a dire a chi voleva portare, donare del materiale: aspettate un attimo che cerchiamo di contattare la persona che effettivamente ha bisogno, poi vi diamo telefono, ubicazione, cellulare e prendete contatto direttamente, perché fra il tempo di raccolta e il tempo di consegna magari il materiale non era più necessario, oppure non serviva più lì ma serviva da un'altra parte. Quindi il coordinamento è una cosa che effettivamente è importantissima. Anche il particolare del denaro era imbarazzante, nel senso che il denaro è uno strumento che serve tantissimo, ma in questi casi non è sempre usato bene, e questo è ormai di dominio pubblico. Quindi abbiamo sempre cercato di far comprare il prodotto e far sì che anche da lontano arrivassero loro a consegnarlo. Mi ricordo una band che veniva da Roma, un giorno mi chiamò e mi chiese: io ho 1.000 euro, cosa debbo comprare con 1.000 euro, perché non vi mando i soldi, non mi fido di voi. E io gli ho detto: mi fa piacere che tu non ti fidi noi, perché così mi risolvi un problema. Io gli ho indicato di comprare 2 condizionatori d'aria e 3 lampade UVA per le zanzare, e di consegnare il campo di Concordia all'attenzione del dottor Pepe, che era il direttore sanitario, che il giorno prima ci aveva fatto questo tipo di richiesta. Che sarà ospite, tra l'altro, anche sarà ospite in una delle nostre prossime serate. Sì, e la consegna è stata, mi viene la pelle d'oca a pensarci, perché la consegna è stata più veloce del corriere, nel senso che i ragazzi si diedero subito la mossa più veloce, sono andati a comprare, mi hanno fatto le foto dei 2 condizionatori, le hanno caricate su un pick up della protezione civile di questo posto che non ricordo esattamente di dove, e il giorno dopo arrivarono puntuali come un orologio svizzero a destinazione. E questa è stata veramente una bella esperienza, ma come tante altre. È un esempio pratico, concreto, quello che tu hai fatto, che
riassume proprio quello che è il senso di questo progetto e di questa trasmissione che Telereggio appunto trasmetterà, manderà in onda. Quindi tante persone che hanno fatto tante cose, esempi pratici, concreti, poche parole, tanti fatti, sono rimboccate le maniche, sì, e sono date da fare. Sì, e soprattutto noi che facevamo un po' da raccoglitore di informazioni tra chi aveva bisogno e tra chi voleva donare. Mi ricordo una ragazza di Modena che aveva la casa ovviamente non agibile e aveva una mamma inferma, una ragazza giovane con la mamma inferma, invalida probabilmente. Mi misi in contatto con lei e gli chiesi: ma cosa ti serve? E lei mi disse: ma guarda, mi servirebbe tanto una roulotte, perché non riusciamo più a dormire in tenda, mia mamma non sta bene e quindi se io avessi una roulotte ti sarei molto grato, perché abitiamo davanti alla casa, perché abbiamo paura che ci vengano a rubare quello che abbiamo. Io mi diedi da fare, sul blog abbiamo messo, su Radio Bruno, su Radio Pico e su anche altre emittenti, abbiamo pubblicato la notizia, nel giro di poco tempo abbiamo trovato la roulotte è andata a buon fine e anche questa è una storia che mi piace raccontare perché abbiamo fatto delle cose concrete. Ecco appunto, storie concrete che sentirete dalla voce proprio dei protagonisti. Questo però è anche lo stand ufficiale di Italia Loves Emilia, il concerto del 22 settembre. Dall'altra parte infatti c'è una parte che abbiamo attrezzato e potete, se non l'avete ancora fatto, acquistare i biglietti, vero, per il grande spettacolo del 22. Abbiamo i biglietti, abbiamo le magliette, abbiamo quello che è il merchandising e tutto il ricavato di questa raccolta fondi servirà per poter costruire le scuole di questi comuni che purtroppo le scuole non hanno più. Abbiamo bisogno di fare in fretta, quindi il 22 settembre sta arrivando, abbiamo già venduto tanti biglietti, mancano ancora 20 giorni, affrettatevi, venite a comprare, vi indicheremo anche quali sono le vie migliori per poter arrivare a Campovolo e venite. Puoi svelarci qualche anticipazione sul concerto? 14 big innanzitutto. 14 artisti di primo piano, ormai credo che lo sappiate, canteranno almeno 15 minuti, tre pezzi abbondanti, cada uno. Credo che sia veramente l'occasione più bella per poter venire a fare un'opera buona e soprattutto vedere questi ragazzi, io li chiamo ragazzi perché che si sono prestati per fare anche loro la raccolta fondi, e credo che Maioli, che è uno degli organizzatori assieme a Friends and Partner con Ferdinando Salzano, non abbiano pensato più di un minuto a raccogliere questo team e inventarsi questa raccolta fondi del 22. Un costo del biglietto assolutamente accessibile, no? 25 sì, euro. 25 euro proprio nella filosofia di massima partecipazione. Quindi quando arrivate, il biglietto ovviamente lo avete già, e comprate il merchandising che serve per poter far sì che comunque non vengano spente le luci durante l'inverno, che sarà molto lungo nelle zone del terremoto. E mi dicevi dunque che avete già individuato, insomma, il progetto a cui destinare i fondi. Sì, i progetti sono molteplici, fanno riferimento comunque alla regione con Vasco Errani che è presidente, però i 14 big hanno chiesto di sponsorizzare e mandare a buon fine il loro raccolta fondi sulle scuole, quindi saranno ricostruite le scuole. Tra l'altro avete avuto anche, insomma, un grosso sostegno da parte delle aziende, no? Che si sono prestate a sostenervi nei costi di realizzazione di questo evento, che immagino non siano un evento impegnativo. Diciamo così, è un evento impegnativo, lo abbiamo visto lo scorso anno con quando Luciano Ligabue ha fatto qua il 16 di luglio il suo evento, l'anno scorso l'abbiamo fatto per lavoro, quest'anno lo facciamo per passione, siamo tutti a costi zero e tutto il ricavato lo manderemo appunto con le sponsorizzazioni a coprire questi costi che ci saranno comunque inevitabilmente, ma cercheremo di portare soprattutto una grande solidarietà e tanti soldi. Allora, grazie. Allora, Massimo Faietti e grazie a Paolo Parmigiani. Dunque l'appuntamento, abbiamo detto 22 settembre, ma non solo, questa grande raccolta fondi è già praticamente cominciata, stanno per cominciare gli incontri con i protagonisti del dopo terremoto, un modo per contribuire a questi progetti appunto di ricostruzione nell'Emilia colpita dal terremoto. I primi ospiti quali sono? I primi ospiti saranno Cecilia Zanini e Renzo Belli con la moglie Carla. Con la moglie
Carla. Bene, grazie a tutti per averci seguito e a tutti una buona serata. Buonasera.